Presidente, il comunicato di questa mattina in cui si annunciava, ecco, di aver regolarizzato tutto quello che chiesto dalla Covisoc, che in realtà poi ha alimentato delle preoccupazioni tra i tifosi per il discorso delle scadenze, ci può chiarire se l'Arezzo è a rischio di un'altra penalizzazione? Ma dunque, per essere onesti, l'Arezzo è stato a rischio anche di più di una penalizzazione, perché praticamente il nuovo CDA di cui io sono il presidente, una parte tra venerdì e sabato si è sfilata, quindi diciamo che tra questi c'è anche la famosa Neos. E questo mi ha portato a me, che sono presidente dell'Arezzo, non quotista di nessunissimo genere, a far fronte, sto facendo fronte per risolvere il problema degli stipendi e per risolvere il problema del resto che va pagato, perché alla luce di quello che, alla luce dei comportamenti, diciamo che sono rimasto l'unico in sella, oggi come oggi, pur essendo solo presidente. Quindi, ecco, doveva essere una cordata e rimane una persona sola, quindi. Alla fine rimane una persona sola che sta portando dentro persone sue fidate e che, ripeto, non avendo nessuna quota sociale di nessunissima società, sta facendo fronte da gentiluomo e da innamorato dell'Arezzo Calcio, anche se ci conosciamo solo da 2 settimane. Questo vorrei sottolinearlo ai tifosi che oggi, senza cattiveria ovviamente, mi hanno coinvolto tra i vari carnefici. Ma io sono quello che sta tenendo in piedi la baracca, ripeto, non essendo il proprietario dell'Arezzo, ma semplicemente Entrerà come quotista a questo punto? a questo punto quasi sicuramente una mia società comprerà poi l'Arezzo, perché ripeto, si stanno sfilando tutti, anche le società che attualmente sono proprietari. Ecco, questi personaggi li conosceva o li ha conosciuti poi dopo l'interessamento di Zavaglia? Guardi, a questo punto mi creda, è assolutamente irrilevante. Io quello che dico è, se io Marco Matteoni mi impegno, porto avanti il mio impegno, anche perché non ho più l'età per giocare. Però io parlo per me, ovviamente, non posso parlare per gli altri. Certo è che vorrei che si capisse che sto facendo da puntello a una situazione che sennò sarebbe stato un fuggi-fuggi generale. Quindi per capire, questi stipendi devono essere ancora pagati o sono già stati pagati? Gli stipendi stanno per essere pagati per un semplice motivo, perché ho dovuto fare fronte io in prima persona e quindi ho dovuto fare dei movimenti tecnici bancari, perché ovviamente non è che li ho sul conto corrente lì che mi aspettano i soldi, insomma. E la squadra domani sarà un incontro, credo, con Zavaglia. Sì, chi deve fare le proprie funzioni, il direttore generale, faccio il direttore generale, io faccio il presidente e vado ai conti e a salvare tutto e tutti. Comunque la garanzia che do, e vorrei che questo fosse chiaro, è che faremo tutti un Natale assolutamente sereno, tutti, nessuno escluso, compreso il sottoscritto.